Lo dovrebbe chiedere a chi l'ha anticipato. Io avevo sentito dire che prima si cercava di realizzare un'intesa e poi si sarebbe fatto il Consiglio nazionale. In assenza di intesa emergono tutti i problemi che stanno sul tavolo, che sono fondamentalmente due. Il primo, che ad avviso mio e di molti altri parlamentari, sarebbe sbagliato provocare una crisi di governo. Il governo va, come dire, incalzato per il miglioramento della legge di stabilità. Bisogna fare delle riforme istituzionali incisive, vedi superamento del bicameralismo e riduzione del numero dei parlamentari e riforme elettorali, in modo tale che questa legislatura abbia un andamento positivo. Invece precipitare il Paese in una crisi di governo è un errore. In secondo luogo, per quello che riguarda il problema del partito, al di là delle sigle, il problema non è la sigla, ma è la qualità politica. E allora, noi non vediamo un cambiamento del partito che non contempli il fatto che abbia una gestione che prende atto del fatto che esistono più posizioni politiche e conseguentemente delle regole interne che rispettino e garantiscano questo dibattito. Un'ipotesi invece di un partito in cui c'è un potere solitario e una concentrazione, diciamo così, del vertice ci sembra un altro errore. Quindi su queste due questioni, che sono due questioni squisitamente politiche, c'è un confronto assai incisivo all'interno dell'area del centrodestra.